Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus, nella quale ci facciamo una greedier mod con Blue Baby, Lazzaro, con The Lost o con Keeper o con Apollyon. Ma quasi quasi faccio con Apollyon, è tanto che non lo uso. Soprattutto mi sa che non l'ho più usato in questa serie, forse in una daily, non mi ricordo. Quindi lì abbiamo già da subito un range e l'HP. Un secondo. Ok. Quindi range e l'HP oppure niente, ci attacchiamo. Entriamo qui dentro intanto. La bomba può servire. Questi due tizi li ucciderei volentieri. Ma vediamo se riesco. Cioè, prima uccido questi altri due. Perfetto. Con quello da 5 effettivamente scambiamo la bomba per una chiave. Così vediamo qual è l'alternativa. Tra un momento di range e luck e questo orbitale. Fanno un po' schifo tutte e due, onestamente. Vabbè, cominciamo a prendere questo che abbiamo tramutato in un aumento di range e danno, che già è ottima come cosa. Ok, vediamo come va. L'inizio non sarà particolarmente semplice, perché siamo Apollyon. Però, se riusciamo un attimo a sopravvivere, dovremmo trovare dei modi per sfruttare bene Void. È un oggetto che mi piace molto. L'unico difetto che trovo nel giocare con Apollyon è che sono troppo lento di solito, quindi nelle run normali ho problemi. Qua ci stanno. Ok. Sorprendente che sia riuscito a non prendere danni. Questo è ancora più sorprendente. Sì, è ok. Non poteva durare per sempre. Che cazzo, ma quante mosche! No! Male. Bene. Apollyon abbiamo visto che ha dei problemi. Ok, quello può servire. No, quello anzi lo prendiamo sicuro. Che altro c'è qui? C'è la necessità di avere una bomba. Quella non è una bomba. E non ne vendono neppure. Va bene, allora intanto entriamo qua. Non prendiamo danni dai fuochi. Abbiamo un aumento di fortuna. Lemon Party. Che aspetto che si dissipi. Perché semplicemente. Ecco appunto. No, non ho aspettato. Che brutta morte. Veramente stupida. Ok. Ricominciamo. Ci vuole un minimo di buona partenza. La greedier mod in particolare è così. Ok, non ci ha tolto vita, che è già un'ottima cosa. Ci ha abbassato il danno, però, che è una cosa bruttissima. Abbiamo sempre questo demonietto nel primo negozio. Questa è una cosa abbastanza insolita. Lì abbiamo un altro pulsante. E non abbiamo una bomba per romperlo. Cioè, per aprire il baule. Però magari la troveremo. Magari no. L'abbiamo trovata, dai. Male, male. D'accordo. Ah, giusto, l'abbiamo già preso. Ok. Proviamoci. Non la vedo bene. Perché prima avevamo uno in più di danno, adesso ne abbiamo uno in meno. Prima eravamo a 4,50, adesso ne abbiamo 2,50. Però adesso abbiamo più vita. Il fatto è che non credo che ci aiuterà. Abbiamo evitato un colpo. Probabilmente per una botta di culo. Non so.
Non so come comportarmi nel rispetto della grid mod. Perché... cioè intendo riguardo alla serie, perché alla fine... mi rimane solo una manciata di personaggi con i quali farla. Dopodiché... abbiamo perso di nuovo comunque. Dopodiché non... cazzo, non l'ho visto completamente quello. Va bene, siamo morti. E vabbè, ma è Apollyon, vaffanculo, non ci posso far molto. Però anche il fatto di partire così senza oggetti non mi... cioè senza poter vedere gli oggetti non mi convince. Quindi il fatto è questo: idealmente, se loro avessero mantenuto la loro promessa, la K non è male. A quest'ora avremmo a che fare con grid daily run. Perché avevano appunto promesso, cioè era tra le cose annunciate di Afterbirth Plus. Ve l'avrò fatto un milione di volte sto discorso. Però sono ancora incazzatissimo per questa cosa, che se ne sono fottuti altamente. Cioè non hanno assolutamente messo queste cazzo di daily. Quindi non lo so, non so che cosa devo aspettarmi da loro. Gli ho fatto dei tweet, vabbè, gli ho fatto un tweet. Altri membri della community pure sono un po', come dire, consapevoli di questa situazione. Poi le daily non se le cagano tutti, questo è anche vero, di base. Figurarsi la grid mod daily magari non interessa così tanto, però voglio dire, lo hanno promesso, sarebbe l'unico modo possibile per spingermi, per spingere tutti in realtà, non solo me, a continuare a giocare in grid mod, visto che una volta finita non c'è reale ragione di farla ancora, se non il divertimento. Questo vale anche per le run normali, però le run normali hanno due peculiarità. La prima è che sono più divertenti di base, proprio. Per quanto a me la grid mod piaccia anche, è inutile prendersi per il culo. Le run normali sono le run normali. Cazzo. Sembrava quasi che ce la potessi fare. E la seconda è che comunque ci sono le daily run, che sono run normali. Apollyon parte veramente malissimo, comunque. È incredibile. Cioè, va bene, perché è fatto così, però, insomma. Andiamo alla latch key. Non sono del tutto convinto. Però... sono abbastanza convinto di questo. Tutto sommato, boh, oddio, non direi che ne valsa la pena. Controlliamo di nuovo qua. Ed è stata una pessima idea. Abbiamo perso il nostro Solart, e quindi con tutta probabilità non ce la faremo neanche stavolta. Assorbiamo sto coso. Ok, aumento di velocità e di danno è buono, molto buono. Mancherebbe solo un aumento di tiers. Quindi, dato che appunto non c'è una reale ragione, stavo pensando soprattutto al futuro del canale, perché magari io posso farmela una grid mod ogni tanto per i fatti miei, però nel canale non so che cosa mi converrebbe fare, perché comunque magari le abbandono del tutto, ecco, però questa cosa non mi fa molto piacere.
Non so, escludere comunque le grid mod totalmente dalla rotazione di video non mi sembra una tragedia, anche perché Northern Lion non le fa più e non ne sento troppissimo la mancanza, per dire. Sto provando a mettermi nei panni di quello che può essere un mio spettatore. Madonna, che schivata. Datemi un Nobel, veramente. Affanculo. Lì pure un Nobel, però, per l'idiozia. Non voglio fare una partita costellata solo da fallimenti. Tra l'altro al primo piano. Non penso di star giocando troppo male in realtà. Non dico di star giocando particolarmente bene. Ah, vabbè, ma l'abbiamo finito il primo piano. Abbiamo ancora tempo per perdere quest'ultimo cuore, sì, però. Diciamo che abbiamo finito, beh, non il primo piano, ma almeno l'inizio. Ok. Adesso abbiamo un'ultima bomba. Potremmo usarla per rirollare. Oppure per far saltare in aria questo. Me ne pento un pochino. Quindi a questo punto la scelta è starter deck. Oppure niente. Proviamo con niente. Vediamo che cosa ci riserva il patto. Provate a scorreggiargli addosso. È completamente inutile. Forse al massimo lo spinge, non credo che gli faccia danno. Ah. Aiuto. Notare come giocano di squadra, se uno spinge l'altro. Aiuto. Non so come ho fatto a non prendere danno. Va bene. Ah. Non dovrebbe essere così complicato fare un boss simile. Porca troia, giusto addosso mi è arrivato. Bene. Dovremmo essere tranquilli adesso. Relativamente. Però possiamo star qui ad aspettare che riempia di cacca tutto lo scenario e sperare di ottenerci qualche centesimo dentro, ma è un'eventualità abbastanza rara. Forza. Ok. Dunque. Ci serve qualcosa di più potente, non conviene. Vediamo cosa c'è qui. Maledizione. Vabbè, no, non importa, dovrebbe aver funzionato. Comunque, anche solo per questa stanza vale la pena tenerlo. Beh, in realtà più che altro non vale la pena tenere quell'altro amuleto, quindi non vedo per quale motivo dovremmo. Vediamo di farci sto patto. Ah, cosa? Non l'ho visto completamente prima. 3. Devo riuscire a evitare che mi generino altri nemici, perché sono quelli là che. È questo coso qua che non riesco a eliminare. Ok. Beh, si può fare. Senza prendere ulteriori danni, si può fare. Non dovrei essere in questa situazione, di già.
Forza. Speriamo che il patto sia buono. Speriamo che non ci siano spine che mi facciano sudar freddo. Per qualche motivo la nostra chance di patto angelico è al 62%. Come se il gioco già sapesse che qui dentro non avremmo potuto prendere oggetti. Bene. In realtà no, no, non è tanto bene, però in qualche modo comunque siamo qua. No. Andiamo avanti. Abbiamo finito il primo piano. È un inizio. Poi abbiamo box. Box la prendo perché comunque ci dà un po' di cose che ci potrebbero servire. Tranne questo, però il resto ci serve. Broccano lo possiamo anche usare subito. Non credo che troveremo altre cacche, quindi ci prendiamo l'avento di fortuna. E tech 1, sì, no, 1.5, tech.5 mi sembra un oggetto da prendere senza se e senza ma. Poi penso sia opportuno provare ad aprire quel baule lì, anche per questa ragione. Non sono troppo sorpreso perché ho considerato la cosa. Non è servito, però comunque non importa. Quel cuore blu ci serve. La mente di Tears ci serve decisamente. The gas ce la conserviamo. Ok, non possiamo comprare comunque bombe. Prendiamo questo. E poi vedremo se prendere anche l'aumento di vita. Tanto non mi posso lamentare. Mi dispiace solo che stiamo usando pochissimo Void. Sempre che l'abbiamo usato. Forse non l'abbiamo usato per niente. Però finora il gioco non ci ha dato motivo di farlo. Tech.5 è ottimo. Non l'avrei mai scartato. E box ci serviva comunque, ci ha fatto risparmiare dei soldi, ci ha fatto trovare roba. Diciamo che valeva la pena. Peccato si siano allontanate queste mosche, ma effettivamente non sto riuscendo nell'intento di farle esplodere insieme. Le stiamo cavando molto meglio rispetto al primo piano, ma è la combinazione di tiers, del tiers up e di tech.5. Ah, mi hanno incastrato malissimo. Fatto fuori lo spawner, perfetto. Sì, è andata decisamente meglio. Eppure niente di tutto ciò mi sembra così buono. Anche se l'aumento di vita mi servirà. Forse. Abbiamo il 50% di un... Ah, forse abbiamo aumentato la nostra chance di patto angelico prima perché... abbiamo bombardato quel mendicante di cuori. Ok, ha senso in effetti. C'è troppo casino in questa cazzo di stanza. Vaffanculo pure il creep. Non ci sto capendo più niente. Ok, ok, ok. Manca solo Pip. Si può fare. Anche se gli occhi tendono ad assumere traiettorie inschivabili. Non è morto. E siete riuscito pure a colpirmi, è cosa allucinante. Va bene. Tag Mega.
non la vedo troppo bene. Però abbiamo da gas comunque. E spererei di potermi conservare per un'occasione migliore. Quantomeno non sicura. Non devo perdere di vista i pallini viola. Ah. Ok, come volevo si dimostrare. Patto angelico. Questo è un oggetto figo. Però... mi ricordavo che partisse con zero cariche. Vabbè, non importa. Vediamo se assorbirlo serve a qualcosa. Serve assolutamente a qualcosa. È stato fantastico. Non credo che lo potremo riutilizzare, ma intanto ce lo siamo usati a gratis. Ci siamo beccati Olimentol, che non è uno scherzo per niente. Olimentol. Ok, no, siamo a posto allora. Siamo decisamente a posto. Il rosario vuol dire che troveremo la Bibbia, ma vaffanculo, chi se ne importa. Cioè, i cuori che ci ha dato ci servivano. E anche stavolta non compro niente. Magari sarà una run di patti angelici, chi lo sa. Quello è un aumento di vita. Carino, ma... superfluo, questo è Broken Modem che già abbiamo potuto vedere a cosa serve. Ok. Ottimo. Decisamente ottimo, perfetto. Perfetto perché vedo Chaos. E io Chaos lo voglio. Sarà uno spasso. Poi bombardiamo questi due tizi. Più o meno ne valsa la pena. Portiamo a 5, a 6. Va bene a 6. Il nostro cap... c'è il nostro tier rate. Uccidiamo sto tizio. Non è andata esattamente come speravo. Speravo almeno una monetina. Almeno tre monetine in realtà, essendo più precisi, ma non importa. La Pandora's Box. La Pandora's Box, a che piano siamo? A Depth. Cazzo, non mi ricordo che cosa fa. Me lo devo impararlo a memoria, anzi me lo cerco subito, dai. Ok, ci dà un oggetto la Pandora's Box. Quindi direi che a occhio e croce non ne vale la pena. Stavo pensando che questo tanto vale prenderlo. Perché difficilmente lo potremo rirollare. Sì, rirollare, assorbire. Insomma. Vabbè, abbiamo solo perso Olimentol. Non è così grave. Quasi quasi lascerei in vita questi tizi con i laser che mi stanno aiutando non poco. Bene. Lo sto realmente lasciando in vita più o meno di mia iniziativa. Oh, vabbè, se muore pazienza. Però può aiutare. Cazzo di campioni. Bene. Ok. Ne vendono batterie? No, vabbè, intanto ci prendiamo l'aumento di danno. Il cuore. Quel libro potrebbe anche essere un'idea, ma non credo che ci arriviamo con i soldi. Mi piacerebbe avere una batteria. Ebbene, facciamoci boss. Bighorn, boss estremamente longevo. Non ce la faremo mai a batterlo prima che spunti l'altro. Ma proprio mai. Però Forsaken...
No, stavo mezzo festeggiando, ma non è il Forsaken che piace a me, cioè quello, non è il Forsaken normale, che quindi è il Brimstone e che quindi poteva aiutarci tantissimo. Buono, buono. Quando lagga è buono. Poi è strutturato in un modo Bigorn che anche se spara queste troll bomb è praticamente impossibile che si colpisca da solo con esse. Forse con lag potremmo. Dov'è che sei? Mi sa che l'abbiamo ucciso. Perché abbiamo un danno discreto. Ok. Diciamo che sto coso viene ricacche. Vabbè, in realtà è inutile che lo lasciamo fare, però suppongo accadrà. Non è una buona idea attaccarlo frontalmente, però almeno sono danni assicurati per quanto lievi quelli là con Tech.5. Ah no, questo genera i cuori, che è buono, perché li uccidiamo per togliergli vita. Bene, bene, bene. Stavolta un patto satanico. Un patto satanico con Sacred Heart. Siamo a cavallo, siamo decisamente a cavallo. E questo lo assorbiamo senza problemi. Che si trasforma in un aumento di velocità e fortuna, ma va bene. Dunque, non abbiamo abbastanza soldi per comprare entrambi, anche volendo. Il libro lo potrei assorbire. Ma sì, lo prendo come un investimento. Cazzo, però, se questo investimento fosse stato poter avere. No, non lo posso neanche assorbire. Che cazzo faccio? Uffa. Speriamo che ci diano una batteria. Porca troia, lo Steam Sale. Avrei dovuto rirollare prima. Va bene. Prendiamo il libro. Tears Up. Dai, non è così male. Però quello Steam Sale lì. Vabbè. Però stavo pensando. Dato che siamo qui. Non è una gran cosa, però insomma è una moneta gratis. Non vedo perché no. Comunque, Sacred Heart ci ha aumentato tantissimo il danno. Non so se l'ho mai. Vabbè, l'avrò trovato. Comunque in questa serie prima o dopo, penso. Ma è inutile dire che è un oggetto fantastico. Al contrario di quello e di questo. Ok. Ok, facciamo così. Decisamente worth it. Poi. Prendiamo questo. Ci ho provato. Vabbè, quello che volevo fare era praticamente impossibile, con tutta probabilità. Cos'è questa? Algiz. Direi meglio di Dagazzo. Ci può servire tantissimo in futuro. E poi abbiamo questa pillola che è Are You a Wizard? Che è male. Però, pazienza. Possiamo fare a meno di averla presa. Io comprerei la Bibbia. Poi. La comprerei e la metterei. Vabbè, questo lo prendiamo perché contribuisce alla trasformazione in Bob. Vabbè, intanto cominciamo ad accumulare cariche. Stavo pensando che una volta carico è il caso di fermare tutto. Cazzo! Ho preso dei danni veramente stupidi. Cioè, almeno due di questi erano evitabili. Ah, non è carico. Non ci ha dato la carica. Porca troia, questo è male. Meno di mental. Vaffanculo però. Quindi. Ma che sto facendo? Non c'ho i soldi. Due coglioni.
Che imbecille. Vabbè, vediamo qua. Nulla. E qua? Quasi nulla. Non c'ho i soldi. Chi mi ha portato a fare sta roba? Vabbè, ce la dovremmo cavare comunque. Secret Art, non dico che da solo ci vince la partita, però è senza ombra di dubbio uno dei migliori oggetti del gioco. Ok, adesso i soldi li abbiamo, quindi compriamo la Bibbia per avere la trasformazione in sé. Ah, anche prendiamo la testa di Bob. Qua. No, ho sbagliato completamente, proprio imbecille. Vabbè, almeno ci siamo presi la trasformazione, dai, fanculo. Facciamo che abbiamo pagato 15 per la trasformazione in Seraphim. Assorbire la Bibbia non mi pare una buona idea. Anzi, è decisamente una pessima idea, uno spreco. Vediamo cosa ci esce dal patto, ma comunque, nonostante le pessime scelte strategiche, me la dovrei cavare. Quella runa di Algiz nello specifico ce la portiamo fino alla fine del gioco. Bene. Vediamo il patto. E Krampus. E purtroppo ci dà la testa di Krampus. Questo vuol dire che noi adesso abbiamo la testa di Krampus intanto. I Soul Clubs non ci serve. Niente, ho fatto decisamente delle cappelle in questa partita. All'ultimo, perché stavo giocando bene. Allora, il pelapatate io lo userei. Però ci serve, ci basta una volta in realtà. Così abbiamo l'orbitale. Ci siamo lasciati comunque un cuore rosso che possiamo utilizzare nei prossimi patti. Siamo allo Sheol. E qui abbiamo la nostra trasformazione in Bookworm. Che già di per sé è ottimo, ma anche quello è un oggetto che dobbiamo assolutamente assorbire. Questo aumento di danno che è fantastico. Lì abbiamo un oggetto di Cappi e la Ludovico Technique, che mi tenta alquanto. Mi tenta più la Ludovico Technique dell'oggetto di Cappi. Aspettate, va bene, la prendo. La prendo. La prendo. Chi se ne frega, non l'ho mai utilizzata. Il problema della Ludovico Technique con Bookworm è che fa questo effetto grafico bruttissimo. Non l'avevo mai fatto personalmente, però l'ho visto succedere. A Northern Lion nello specifico. L'ho presa anche nella speranza che l'avessero corretto. In ogni caso sta. Cioè, con Secret Heart il colpo è lentissimo. Però stiamo facendo dei danni mostruosi. Quindi non mi posso lamentare decisamente, no. Cosa c'è di ancora vivo? Ah, ok. Ed è figo perché abbiamo anche Tech.5 che, oltre a permetterci di fare dei danni passivi occasionali, è anche autoguidato, quindi colpisce molto di più di quanto lo faccia normalmente. Full.
Facciamo che ci facciamo prima il oddio che sta accadendo. Ma no, perché essendo autoguidata la lagrima succede anche che si muova da sola. Buono. Stavo pensando che forse comunque non conviene assorbire il Book of Revelations. Per quanto sia uno dei migliori oggetti che potremmo assorbire, assolutamente. Uno dei migliori oggetti attivi almeno. C'è anche da dire che ormai, a parte che siamo al cap di vita e non vedo troppo probabile che moriamo. Diciamo, non vedo molto probabile una nostra morte, quindi cioè non vedo così necessario generare cuori blu. Però è anche vero. Ok, per fortuna non ci hanno teletrasportato via. Stavo pensando se conviene prendere. Io assorbo questo invece. Ci ha aumentato il danno, quindi ne è valsa la pena. È fastidioso questo rumore. Sì, la prendo la missa in peggio 2, tanto a conti fatti non ci cambia niente. Alghiz ci serve. Potrei rirollare per cercare di ottenere una batteria. Oppure potrei provare a ottenere altri oggetti di Gappi. Però la vedo un po' dura, onestamente. Allora, rirolliamo. Perché tanto avremmo dovuto usare a prescindere. Quello è Spirit of the Night. Vuole colpi spettrali, abbiamo già entrambi. Mongo Baby non ci serve. Un aumento triplo di vita non ci serve. La batteria potrebbe servire, però mi sembra anche lì uno spreco. Siamo allo Sheol. Direi che ci manteniamo sul semplice e andiamo via. Siamo allo shop. Infatti non ho comprato la chiave. Mi pare che fosse in sconto, oppure me lo sto immaginando. Pulsante. Ah, sì, ok, se volessimo donare. Che in realtà non è una brutta cosa ora che ci penso. Bookworm l'abbiamo già. Quello non ci serve. Questo può dare qualsiasi cosa. Comprese cose inutili. Questo tizio dubito che ci tornerà utile. Perché sono così idiota? Ok, bene. Oddio, in effetti lo possiamo anche usare. Bene. Quindi, visto che l'abbiamo pagata questa cosa. Sapete che vi dico, un aumento di danno così piatto vale assolutamente quelle 5 monete che abbiamo speso. Ok. A questo punto però dobbiamo rirollare. Ah, è stato semplice. Abbiamo già Searing? No. E Missing No, onestamente, per quanto mi faccia piacere, non è questo il momento. Assolutamente no. Ok, perdonate l'assenza, che per voi non è stata una vera e propria assenza, eh? Sono stati pochi attimi, in realtà mi sono assentato e sono in un momento completamente differente della giornata, ma è comunque la stessa giornata. Quindi evviva. Torn Photo la volevo comprare e mi sa che la compro. Che oltretutto aumenta la velocità di movimento delle nostre lacrime. Mi tenta Rubber Cement, ma non ho la più pallida idea di che effetto farebbe con la combinazione attuale che abbiamo. Quindi, cosa c'era qui dentro? Ah, oh, ok. Abbiamo l'Elemental. Quindi, questo me lo ricordo almeno. Va bene, facciamoci quest'ultimo piano. Non dovrebbe essere un problema. Per niente.
Eppure mi chiedo se in qualche modo quel frame di lacrima che ogni tanto ci appare così a caso sullo schermo in qualche modo po possa colpire i nemici. Lì meritavo di prendere danno, ma va bene. Ok. C'erano i boss. Abbiamo perso l'Elemental. Per una buona causa, però. Proprio di tutto riposo. Perché si muove così lenta? Forse è attratta dal nemico. Oh! Non avevo realizzato che potessero essercene due. Vaffanculo però. Me l'aspettavo proprio lì. Va bene, facciamoci il patto. Ok, questa me la sono cercata. Questa un po' meno. Non è semplicissima questo genere di combattimento in queste condizioni. Ok. E il patto contiene un cubo di carne. Di carne del quale possiamo benissimo fare a meno. Niente bombe. Quindi allora il danno non ci serve. Sensor può servire, l'invulnerabilità può servire. Tanto prendiamo sensor. Un altro aumento di danno non ci serve. Cioè, di vita volevo dire. Ah, ok. Se è così che deve essere. Potrei prendere un altro aumento di. Potrei prendere non un altro aumento di vita, dicevo, potrei prendere le pillole. Non credo sia una buona idea. Cazzo! Cazzo come vorrei God Dead, sommato a Sacred Heart. Non ho mai avuto questa fortuna. Peccato, peccato. D'accordo. Assorbiamo queste due robe. Teniamo una batteria che è ottimo. Doniamo il resto a questa macchinetta che è decisamente più utile dell'altra. Perché questa la sfruttiamo ancora. E ci andiamo a fare Ultra Greedier, che non penso sarà un problema. Onestamente. Sensor è utilissimo, l'ho preso per quello. Ok. Cominciamo così, poi utilizziamo il nostro oggetto attivo solo dopo che abbiamo battuto la prima forma. Spero che non sia stato troppo problematico non aver lasciato che si curasse, ma onestamente penso che avremmo perso più tempo che altro a spostare le lacrime e far fuori i cuori, eccetera. Ok, almeno ne ho ucciso qualcuno inavvertitamente. Cioè, non proprio inavvertitamente, però senza realmente concentrarmici. Oh, il modem lì comunque sembra parecchio utile. Forse è un oggetto che ho sottovalutato troppo. Spero che correggano un giorno questo bug del Ludovico Bookworm, perché mi sembra veramente brutto. E oltretutto non è realmente utile. Cioè, dovrebbe fare un altro tipo di sinergia.
Cioè, ogni tanto magari mettono che gli gira attorno una lacrima piccolina, esattamente come succederebbe con 2020. Beh, solo che con 2020 succede nel 100% dei casi. Però mi piace questa cosa, che sto concentrandomi su di lui con le mie lacrime, con la mia lacrima vera e propria, e il resto me la vedo col cubo di carne. Ma per me può rimanere lì a pararsi, comunque, anche se gliene facciamo meno, se li, i danni se li prende. E lì abbiamo, tra il modem e sensor, è una discreta quantità di culo, come avete potuto vedere, non abbiamo neanche necessità di contrattaccare, va bene? Particolare. Ok, non è buono. Allora usiamo il coso. Ci abbiamo un po' di invulnerabilità. Sta già finendo, va bene. Poi abbiamo Algiz e sono altri 40 secondi, quindi non ho proprio da lamentarmi. Sto pensando, ma adesso andrà nel posto dove ero prima, quando ha iniziato l'animazione? Oppure il posto in cui sto andando adesso? Bene, usiamo Algiz così per un po' ci riposiamo anche. Non che io stia utilizzando granché energie cerebrali per fare questo combattimento. Mi spiace solo che non è una run con Apollyon nella quale abbiamo sfruttato granché Void. Però è una cosa che, vabbè, in grid mode è normale anche, però ho notato che comunque spesso succede che magari uno vuole fare chissà cosa col Void e invece poi si ritrova a fare una run normale, finendo la nostra invulnerabilità. Ah, sono stato idiota. Non che importi, però, insomma. Ok, abbiamo sbloccato Apollyon Baby e Black Rune. La Black Rune è veramente una runa potentissima, l'ho usata un sacco nelle... Praticamente per me è inutile sbloccare robe perché già le conosco tutte nelle daily o guardando Northern Lion giocare. La Black Rune è veramente un ottimo oggetto, veramente molto molto buona. D'accordo, grid mode fatta. Io spero che il video sia stato di vostro gradimento, se così dovesse essere lasciatemi un like al solito. Per il momento vi saluto, ci vediamo alla prossima.